200 ballerini da 31 scuole di tutta Italia in città per una maratona di oltre 100 coreografie. Arezzo così per un giorno capitale della danza. Il concorso internazionale Piero della Francesca, giunta alla sua quinta edizione, ha infatti registrato anche quest'anno numeri record. 7 ore ininterrotte di spettacolo al Teatro Petrarca. Sul palco la danza in tutti i suoi stili, dal classico al neoclassico, dal moderno al contemporaneo. Quest'anno inoltre il Teatro Mecenate ha ospitato la prima edizione di Arezzo Hip Hop. Proprio le danze urbane, abbiamo dedicato un momento proprio a loro che hanno sempre bisogno di spazi per potersi esibire. Questa volta gli abbiamo dato l'opportunità di potersi esibire in teatro, il che non è proprio una cosa così usuale, però abbiamo creato un'ambientazione proprio adatta per loro. In giuria maestre e coreografi noti a livello internazionale che hanno valutato ogni singola esibizione per individuare così gli allievi e le scuole più meritevoli a cui assegnare tutti i premi in palio. Devo dire che in 5 anni del concorso Piero della Francesca abbiamo avuto dei talenti che attualmente sono all'Opera di Parigi, quindi credo che siamo stati fortunati e anche abbiamo portato fortuna. Ecco.